La centralità assunta dai temi ambientali nel dibattito politico e mediatico degli ultimi anni ha fatto sì che la Giornata Mondiale dell'Ambiente, celebrata il 5 giugno, abbia assunto particolare rilevanza con un diluvio di dichiarazioni, annunci e buoni propositi. La plastica è finita sul banco degli imputati con il grido d'allarme lanciato dal WWF nel rapporto La plastica dalla natura alle persone. Ogni anno fino a 22 milioni di tonnellate plastica finiscono in mare e altrettante vengono abbandonate sulla terraferma e, dei 430 milioni di tonnellate plastica prodotte dall'umanità, la metà è pensata per essere utilizzata una sola volta e meno 10 viene riciclato. Non c'è dubbio che l'eccessivo consumo di plastica rappresenti un problema, ma ci sono settori cui la plastica è fondamentale, come dimostra il periodo Covid in cui il monouso è stato fondamentale anche ambito sanitario. Il vero problema sono quindi i bassi tassi di riciclo a livello globale, con inquinamento che potrebbe essere ridotto dell'80% entro il 2040 adottando soluzioni basate sulle 3R: riuso, riciclo, riorientamento della produzione. Se consumo plastica è stato tema centrale della giornata dell'ambiente, ieri si è parlato anche energia con le parole del ministro Gilberto Pichetto Fratin. Ha annunciato l'intenzione di uscire dal carbone entro 2025 o anche prima, aggiungendo che l'obiettivo per 2023 è ribaltare l'attuale rapporto: due terzi dell'energia proviene da combustibili fossili e un terzo da rinnovabili. Parole che testimoniano l'esistenza di un ambientalismo di matrice cristiana alternativo a quello ideologico, minando così la visione e un approccio a senso unico alle questioni ambientali.